La cronaca. Regione Vandaferro si è insediata in consiglio regionale. Quarto seminario della scuola di liberalismo di Catanzaro. Emigranti, la street art di Smoe per riflettere sulla nostra storia. Ben ritrovati al consueto spazio informativo di S1TV. Apriamo il notiziario con la cronaca. Vasta operazione antimafia della Polizia di Stato di Catanzaro e dello SCO. Effettuati 14 arresti nei confronti di presunti esponenti di spicco delle cosche di 'Ndrangheta, Iannazzo e Cannizzaro da Ponte, attive nel comprensorio di Lamezia Terme. Dalle indagini coordinate dalla DDA di Catanzaro sono emerse presunte responsabilità in relazione a numerosi episodi estorsivi ai danni di imprenditori. Le persone coinvolte erano state tutte condannate nei giorni scorsi in sede di giudizio abbreviato a pene significative in quanto ritenute responsabili di associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio, estorsione e traffico di armi. Il centro operativo DIA di Torino ha dato esecuzione al decreto di sequestro anticipato di beni emesso dal locale tribunale nei confronti di Francesco Ietto, di 54 anni, ritenuto affiliato al locale di 'Ndrangheta di Natile di Careri, in provincia di Reggio Calabria, e condannato con sentenza passata in giudicato a 7 anni e 4 mesi di reclusione per associazione mafiosa nell'ambito dell'operazione Crimine Infinito. L'uomo, appartenente alla famiglia Ietto Testagrossa, operante in Calabria, in provincia di Torino e nel basso milanese, nonostante la condanna, pur trovandosi agli arresti domiciliari, continuava a riciclare i proventi di origine illecita utilizzando numerose società a lui riconducibili, motivo per il quale è stato arrestato nel 2015 nell'ambito dell'operazione Panamera. Tra i beni confiscati, tutti di proprietà o riconducibili a Ietto, figurano 4 società, oltre 30 mezzi tra camion e autovetture e 5 rapporti finanziari. C'è tantissima emozione, un'emozione che non ho provato neanche il giorno in cui fui eletta come prima donna a guidare una provincia calabrese, quella di Catanzaro. Lo ha detto Vandaferro, che lunedì 20 febbraio ha fatto il suo debutto in Consiglio regionale dopo che il Consiglio di Stato ha accolto il suo ricorso escludendo Giuseppe Mangialavori del centrodestra. Tanti, aggiunge Ferro, sono i sentimenti anche contrastanti. C'è un po' di rabbia, un po' di amarezza, un po' di delusione, tanta gioia e devo dire anche un pensiero a chi è uscito. Beh, sicuramente 2 anni fuori dalle istituzioni, 2 anni in una, devo dire, battaglia combattuta per nome e per conto di quei calabresi che a novembre del 2014 hanno creduto in una sfida impossibile e che spesso ho definito una battaglia solitaria, ma che ha visto ovviamente la stampa sempre attenta e soprattutto non abbassare mai i riflettori, non su una vicenda che riguardava la mia persona, ma su quello che dovrebbe essere un po' il leader dell'opposizione esclusa da un vulnus antidemocratico di una legge incostituzionale. Ovviamente quello che chiederò è che si approfondisca la situazione a tutti i livelli, ma soprattutto oggi per me è un po' come il primo giorno di scuola. Non sono un alunno in corso, non sono fuori corso, sono come una privatista che in qualche modo, ed è questo che dirò anche all'interno del Consiglio regionale, non ha studiato a casa ma ha studiato tra la gente. L'impegno ovviamente di rappresentare il centrodestra, di rappresentare la coalizione, ma di rappresentare i bisogni dei calabresi. Sarò un'opposizione senza se e senza ma, soprattutto con la voglia di contribuire, ma anche di oppormi e di non fare sconti. Spero che onorerò con il mio impegno quotidiano, con la mia determinazione, tutta la fiducia che mi è stata data, che è stata riposta, perché sono convinta che la politica ha bisogno di riacquisire credibilità. Si riacquisisce credibilità quando ovviamente si premia il talento, quando si premia il valore e quando si premia quella Calabria che può diventare ciò che è. E per me non era soltanto uno slogan elettorale.
Il TAR ha accolto il ricorso proposto dalle Camere di Commercio di Crotone e Vibo Valentia e da una serie di associazioni delle categorie dell'industria, dell'agricoltura e del commercio difese dall'avvocato Valerio Zimatore, annullando definitivamente il procedimento di accorpamento con Catanzaro avviato nel 2015 dal commissario ad acta Maurizio Ferrara. Lo rende noto con un comunicato lo stesso avvocato Zimatore. 13 persone tra titolari e responsabili di esercizi commerciali e locali pubblici sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri in provincia di Reggio Calabria per violazione del diritto d'autore. Elevate multe per 80.000 euro. I militari della compagnia di Melito Porto Salvo, coadiuvati da personale delle aziende Sky e Mediaset, al termine di accertamenti e controlli in locali di Bova Marina, Conto Furi, Melito Porto Salvo, hanno contestato ai denunciati l'indebito utilizzo per uso commerciale di smart card associate a contratti pay TV per uso domestico. In particolare, i carabinieri hanno rilevato che 10 tra titolari e responsabili di esercizi pubblici consentivano la visione agli avventori di eventi sportivi, facendo uso di schede Mediaset Premium o Sky destinate al solo uso domestico, mentre altri 3 utilizzavano un sistema di card sharing costituito da un decoder e un PC collegati ad un server pirata. Il materiale è stato sequestrato. Ancora cronaca. Deteneva abusivamente alcuni cinghiali nei pressi di un'abitazione. È il motivo per il quale un uomo di guardia piemontese è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Paola con l'accusa di detenzione senza autorizzazione di mammiferi, sia selvatici che riprodotti in cattività. Il controllo è stato effettuato dal personale della stazione forestale di Cetraro e Orso Masso. I carabinieri forestali si sono recati in collaborazione con il servizio veterinario dell'ASP di Cosenza in località Fontana Muglia. Giunti nei pressi di un'abitazione hanno accertato che all'interno di 2 recinti erano custoditi alcuni cinghiali senza la documentazione di provenienza e le prescritte autorizzazioni. Si è proceduto così al sequestro degli animali e alla denuncia in stato di libertà del proprietario. Cambiamo argomento. Presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro si è tenuto il 4º seminario della scuola di liberalismo. Un seminario davvero interessante, il 4º in programma della Scuola di Liberalismo Ludwig von Mises 2017, è stato quello che il professor Alessandro Vitale dell'Università degli Studi di Milano ha tenuto sul tema La politica e la legge dell'apprendista stregone presso l'Ateneo Magna Grecia di Catanzaro. Nel presentare l'incontro, Sandro Scoppa, presidente della fondazione organizzatrice, si è innanzitutto soffermato sul tema scelto, che arricchisce ulteriormente il percorso formativo della scuola e investe uno dei fenomeni più significativi della nostra epoca, rappresentato da un interventismo sempre più esteso e pervasivo dello Stato e del potere politico. Si tratta di un processo che ha scardinato la frontiera che per secoli ha delimitato con rigore l'area di intervento delle pubbliche autorità e che ora appare inarrestabile, anche perché sostenuto dall'azione di ideologie ostili al mercato e alla cooperazione sociale volontaria e dall'affermazione in campo economico delle teorie keynesiane. Ha quindi svolto la sua relazione il professor Alessandro Vitale, il quale ha innanzitutto prospettato come l'espansione lenta ma inesorabile del potere politico e il suo controllo di sfere sociali sempre più vaste ha prodotto anche una soggezione della legge e del diritto alla decisione politica e un conseguente dilagante interventismo dello Stato. A tale fenomeno, e quale fabbricante di leggi, ben si adatta la metafora dell'apprendista stregone, la figura della ballata composta nel 1797 da Goethe e rappresentata in opere musicali e filmiche, tra le quali la più celebre è Fantasia, il film d'animazione della Disney. Ma è una metafora abbastanza utile per comprendere la legislazione, a ciclo continuo, che ormai è sfuggita di mano. È una metafora che risale all'opera di Goethe, appunto l'apprendista stregone, che poi è stata oggetto di numerose produzioni artistiche, letterarie, cinematografiche e così via. Se noi visualizziamo che cos'era l'apprendista stregone, a partire da quell'opera possiamo riferirlo ai legislatori, a questa produzione di leggi praticamente inarrestabili su tutto e su tutti, e in ambiti che si sono espansi progressivamente nel processo storico e che oggi sono diventati
ormai ambiti amplissimi. In questo senso la metafora può essere molto utile per capire che cos'è lo stato legislativo contemporaneo. Questo stravolgimento della legge, ha ancora aggiunto il relatore, non solo ha creato un circolo chiuso di dilagante illegittimità dal quale non si riesce ad uscire, ma è anche responsabile di un'ipertrofia legislativa senza precedenti nella storia e della conseguente devastazione del diritto, ormai finito interamente nelle mani di chi comanda e degli apparati burocratici. Per porre rimedio a tale situazione, ha quindi concluso il professore Vitale, è quanto mai necessario recuperare le teorizzazioni di molti pensatori come Herbert Spencer, Albert Nock, Bruno Leoni e anche Gianfranco Miglio. Essi hanno analizzato a fondo i pericoli insiti nella degenerazione del diritto e prospettato le soluzioni per salvaguardare le libertà fondamentali e l'essenza stessa dello Stato di diritto. Il seminario si è concluso con un interessante dibattito alimentato dalle domande e dalle riflessioni dei partecipanti e dagli approfondimenti del relatore. Il prossimo appuntamento, il quinto della Scuola di Liberalismo di Catanzaro, è previsto per il 24 febbraio alle ore 15, sempre presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, con il seminario della professoressa Angela Fidone dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, che tratterà il tema «L'arte, l'opera della libertà». Per maggiori informazioni consultare il sito fondazionescoppa.it. I vigili del fuoco di Siderno sono stati impegnati a Roccella Ionica nello spegnimento di un incendio che ha interessato l'aula multimediale del liceo scientifico Mazzone. Giunti sul posto con due automezzi, i pompieri hanno raggiunto il punto dell'incendio utilizzando gli autorespiratori. Concluse le operazioni di spegnimento, i vigili hanno provveduto ad aprire le finestre con l'ausilio di un motoventilatore, hanno fatto defluire all'esterno il fumo che aveva invaso alcuni locali della scuola. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha impedito che il fuoco coinvolgesse l'aula informatica e che da questa si propagasse all'intero edificio. I danni sono stati limitati alle apparecchiature della postazione centrale, annerite le pareti di alcuni locali. L'ipotesi più verosimile, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, è che l'incendio sia stato provocato da un cortocircuito. Dal 2007 percepiva sia la pensione che l'assegno di invalidità civile, ma lavorava in nero nel settore edile. Un uomo è stato denunciato in stato di libertà a Scilla dalla Guardia di Finanza per truffa ai danni dello Stato. I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, dopo aver assunto informazioni all'INPS e all'azienda sanitaria locale, hanno avviato accertamenti mirati. Gli appostamenti e i riscontri effettuati hanno evidenziato a carico del falso invalido una situazione completamente diversa da quella che emergeva stando al quadro clinico prospettato e desumibile dalla documentazione sanitaria. L'uomo, in particolare, è stato individuato all'interno di un cantiere edile intento ad eseguire lavori di ristrutturazione. I finanzieri hanno denunciato anche il committente dei lavori per utilizzo di manodopera in nero. Il falso invalido dovrà ora restituire all'INPS circa 70.000 euro, pari alla somma percepita indebitamente. Voltiamo pagina. Realizzato dall'artista Smoe al secolo Giorgio Marzo, l'opera Emigranti, il nuovo murales in Viale De Filippis a Catanzaro, quasi a voler essere un simbolico biglietto d'ingresso del rivederci alle porte del capoluogo. Una storia italiana, un frammento di memoria indissolubile negli occhi di chiunque ha vissuto sulla propria pelle il marchio dell'emigrante. Una vecchia valigia, un paio di scarpe, occhi colmi di speranza per chi è stato costretto a mettersi in cammino verso un ponte ideale fra il passato della nostra terra e l'attualità, spesso tragica, carica di dolore, come quella che accompagna chi sbarca sulle coste italiane e chi abbandona la terra natia. Questo racconta Emigranti, il nuovo murales realizzato dall'artista Smoe al secolo Giorgio Marzo in Viale De Filippis a Catanzaro, quasi a voler essere un simbolico biglietto d'ingresso e da rivederci alle porte del capoluogo. Il
lo scopo era questo, era di dare come un'introduzione, un benvenuti e un arrivederci a chi viene in città, ma soprattutto ai giovani, ai ragazzi, perché io come loro faccio questa strada per andare a prendere aerei, treni, per andare via di casa o per tornare. Un messaggio dall'alto valore simbolico con il quale l'artista, già noto nel panorama nazionale, agisce su due fronti: arricchire la scienza artistica catanzarese, offrire uno spunto di riflessione a coloro che attraverso l'opera potranno comprenderne il valore simbolico. Beh sì, sicuramente è un pezzo di street art che porta un messaggio. E attraverso il messaggio, appunto, quello della migrazione, che poi è la migrazione, come ho detto tante volte, dei primi del Novecento, quindi è un affaccio sul passato, i nostri bisnonni, i nostri nonni. Io ho parenti anche negli Stati Uniti, che tipo mia zia ha navigato con l'Andrea Doria, che è raffigurata una delle navi, la poppa è dell'Andrea Doria. E quindi ho voluto richiamare le immagini del passato, però per portare poi ad affacciarsi al futuro, nel senso, siamo tanti che ce ne andiamo via di qua, è la chiave di volta per vincere e fare comunità. Quindi tanti migranti, tante persone, tante partenze, però ognuno da solo nel proprio viaggio, ma è bene essere insieme, quindi vedere un futuro come una comunità unita. Ti senti anche di voler creare, insomma, una certa dicotomia tra quella che è l'immigrazione storica che l'Italia ha avuto in tutti gli anni, che comunque continua ad avere, anche se in una forma più, tra virgolette, civilizzata, e l'immigrazione dalle situazioni tragiche che guardiamo ogni giorno? Sicuramente c'è un parallelismo, perché la migrazione è un tema costante nella storia dell'umanità. Non esistono confini, secondo me, l'uomo ha sempre questa voglia di superare il limite, ma poi per necessità varca i confini, scavalca i muri per sopravvivere, quindi è un parallelismo sì con le migrazioni moderne dalla Siria o dall'Africa, qui nel vecchio continente, cioè non si smette mai di migrare, e per questo è anche un messaggio per l'accoglienza verso gli stranieri. La solitudine, l'identità, la riscoperta delle proprie radici accompagnano l'osservatore lungo i binari del treno che sembra uscire da quel muro e attraversare virtualmente le frontiere della coscienza. Nonostante il percorso lavorativo sia stato anche ostacolato dalle fredde e spesso inutili piaghe della burocrazia. La durata dei lavori è stata di un mese e mezzo, sia per le condizioni climatiche sia per vari ritardi che ci sono stati in generale, quindi ci ho messo più tempo del dovuto. Poi c'è stato il fatto che sono stato interrotto per questioni, diciamo, amministrative, ma perché c'è stata un'incomprensione fra gli enti istituzionali, ma alla fine si è risolto tutto e infatti il pezzo è stato concluso serenamente. Essere migrante significa essere in fuga, dedicato a tutti i giovani in fuga. È dedicato a tutti i giovani in fuga, ovvero i giovani in fuga, o tutti i giovani che sperano in una fuga? È dedicato, beh, principalmente a chi se n'è andato o a chi vorrebbe stare qua, però per necessità deve partire. È in fuga perché mi sono rifatto alla famosa frase cervelli in fuga, perché abbiamo tanti talenti o di tutti i generi di ragazzi in fuga, di giovani che si laureano, fanno tanti stage, fanno tanto lavoro, però in Italia in generale poi non trovano nulla e devono andare via. Certo è, io viaggiando con il mio lavoro e insomma esplorando sempre nuove città e nuovi orizzonti, penso sempre che casa mia è uno dei, cioè la Calabria in generale, Catanzaro, è uno dei posti più belli che abbia mai visto e dove ringrazio per tutto quello che ho fatto e sono cresciuto. Un messaggio simbolico, capace a chi in questo momento storico soddisfa le proprie effimere passioni nella costruzione di muri. Se proprio dobbiamo costruire muri, almeno rendiamoli belli, poiché la bellezza vince sempre sull'ignoranza. Beh, diciamo che il mio cavillo è quello di dipingerli, quindi più muri costruite, più tele bianche ho, quindi sì. Faccio street art, faccio graffiti da tanti anni ormai, ho dipinto parecchi muri,
Non dovrebbero essere delle zone di confine, se non delle opportunità per sorreggere qualcosa, per portare dei messaggi. E con questo servizio si conclude l'edizione odierna del TG di S1 TV. Noi vi ringraziamo per la cortese attenzione, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale.